Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e mi raccomando, per questo video voglio veramente almeno 400 like, conto su di voi. Detto questo, buona visione! E let's go boys, e bentornati oggi su Grand Cross Jump. Perché si tenga il suolo, andiamo a vedere oggi anche a pullare sperando nella fortuna, nel banner ovviamente dei due nuovi uccidarazzuoli. Ci spostiamo subitissimo nelle summer perché c'è un discorso lungo da fare come ogni martedì e giovedì per quanto riguarda i nuovi banner. E ovviamente ragazzuoli, eccoli qua, i nuovi uccidi di Halloween e Roxy di Halloween. Ragazzuoli, personaggi che sono veramente fighi, penso siano di Halloween essenzialmente, perché insomma vedere queste skin mi sembra di aver letto che siano di Halloween. Ora, se non lo sono, sti cazzi, però insomma va bene così. Sono molto fighi ragazzi, anche i personaggi in sé sono molto molto carini. Però ve lo dico subito, non saranno mai secondo me meta PvP, ve lo dico tranquillamente. Anche perché attualmente i meta gira intorno a King e non penso che questi personaggi possano entrare all'interno del suo team, visto che già il suo team è perfetto e tantomeno creare i problemi. Oltre a questo ragazzuola, andiamoci subitissimo a vedere il banner, perché c'è davvero da parlare tanto su questo banner. Ora, capisco che ci sono tanti OC, capisco che fare un banner solo OC sarebbe semplicemente un abbassare i rate di ognuno di loro, renderlo talmente infimo che quando esce nel SSL c'è veramente la tremarella, perché sarebbe tipo 0.09 l'uno, perché ci sono talmente tanti OC, ma tipo oltre 10, che sarebbe veramente una follia tipo metterli tutti all'interno di un banner, visto che già due sono in rate up, quindi è totalmente diciamo sbagliato. Però ecco, questo banner è un inno allo schifo, cioè detto tranquillamente, ma ok, facciamo un piccolo resoconto. Abbiamo Shield nuovo, quello rosso, molto molto carino ragazzi, sicuramente interessante, però tra i due non lo so perché, ma forse è perché è Roxy, ma Roxy mi ispira più interesse nel volerla provare, ve lo dico tranquillamente, non lo so, mi ispira di più. Poi troviamo quelli non in rate up con uno 0.25, cioè Camilla, ovviamente stesso C, quello dello showcase qualche mese fa. Poi Shin e Roxy, e poi troviamo ovviamente le vecchie, e poi troviamo anche Zeldris, Gloxinia, Melascula, Galand e Lilia Blu. E voglio capire con quale logica hanno fatto sto banner. Ci hanno messo 4 comandamenti e Lilia Blu, così a random ragazzi, non si sa il motivo. Cioè è un uccivo che è sempre forte, tutte le cose volete, meno male l'hanno messa, però non capisco il senso. Cioè perché mettimi Galand, Gloxinia, ammettimici altri OC, mettimici Valenti, mettimici qualcosa di più figo, un banner OC. Non ci vuole Galand, non ci vuole Melascula. Cioè io mi ricordo i tempi quando c'erano i banner OC dove c'erano solo OC, quindi quelli prima di Camilla se non mi sbaglio. E ragazzuoli, qua si sta veramente urlando al semi-ridicolo, perché il banner di per sé, ve lo dico, è una mezza ciofeca. E infatti sono quasi tentato per la prima volta sul banner OC di non shopparci, perché ve lo dico tranquillamente, poi magari vediamo oggi live su Twitch. Però Zeldris non mi interessa, perché tanto si prende da parte 2. Gloxinia, Melascula e Galand non mi interessa. E cioè sai, ci fossero stati altri personaggi broken, ti dico ok, uno ci può pensare anche. Però io a 242 ci arrivo anche da free to play, capite? Ci si arriva in qualsiasi, ci si arriva per forza, fidatevi, ci si arriva. Quindi almeno lei la prendo. Poi un qualche altro personaggio sperando Sashin lo troverò nel mentre. Quindi ecco, non perché non voglio shoppare, ma semplicemente questi personaggi qua non mi fanno impazzire proprio a livelli clamorosi. Cioè il banner in sé, per dire, Shin ce l'ho 6 su 6, Roxy ce l'ho 6 su 6, Zeldris 5 su 6, Camilla 4 su 6, qualsiasi Lilia 5 su 6, qualsiasi personaggio che vuoi trovare che non siano i due nuovi, per me è uno schifo. Quindi mettetevi nei miei panni, cioè è semplicemente un pullare su personaggi che sì, forse sono anche limited, perché se sono di Halloween sono limited,
Però un po' così. Quindi, ricapitolando, cosa devono fare i free to play, ragazzuoli? I free to play, secondo me, come tutti i banner, ora sono personaggi veramente fighi. Anche gli skin sono veramente, veramente belli, ragazzi. Non c'è niente da dire, sono veramente belli. Però i free to play, secondo me, visto che non è il miglior banner OC, devono puntare almeno a fare le prime due multi, quindi da 30 e da 1. Perché comunque, se andate a trovare uno Shino e Roxy, è comunque un personaggio decisamente buono. Non è ovviamente è migliore, ma comunque un personaggio buono che può essere comunque utile nell'account. Quelli che comunque hanno un po' di gemme da parte, io vi consiglio di provare almeno ad arrivare alla GSSR. Non vi fate prendere la voglia di dire, ma se ne faccio un'altra e poi c'è quella da uno, la facciamo. No, ragazzi, dovete mettervi lì di dire no. Arrivo al GSSR e mi fermo. Guardate cosa vi esce in queste 121 gemme e finitela, ragazzi, perché poi diventa una cosa del tipo fornisco tutte le gemme. No, non dovete assolutamente, non è il banner su cui bisogna fare questo, assolutamente. Oltre a questo, chi shoppa, ragazzuoli, ovviamente lo sapete benissimo, nel primo giro c'è garantito Roxy, nel secondo giro c'è garantito Shin. Se volete potete, salvo scusate precedenti alla fine del giro, fare due giri completi per portarvi a casa almeno garantito una copia di ognuno. Io spero ovviamente di trovarne uno, sì, prima del garantito, perché... spero di trovare il tema prima di garantito. Però di base vi ripeto, non è quel banner che mi fa venire voglia di shoppare, perché oltre a loro ci sono stati anche altri casi dove ho shoppato, è vero, dove c'era solamente PG nuovo e basta. Però non so perché non mi ispirano. Cioè, è un periodo che Nanatsu e anche KOF erano personaggi che non mi ispiravano. Shin e Roxy di Halloween, cioè, non mi ispirano più di tanto. Sono fighi, per amore di Dio, sono belli, li voglio, anche solo per il collezionismo. Però se ci devo shoppare solamente un giro, chi mi esce mi esce. Quindi, ragazzuoli, io direi che andiamo subitissimo a fare le due multi della speranza, quella da 30 e quella da 1, sperando che qualcosa mi esca. Ma il rate 3%, il 3% è sempre con noi. Quindi, ragazzuoli, andiamo subitissimo con la prima multi sum. In ogni caso, ragazzuoli, oggi live su Twitch alle 16 in punto, per fare tutte le cose, ovviamente anche il long stream. Spara spezzata, bella per noi. Ovviamente la sfiga che ho su da KOF me la sto portando dietro, perché sia mai che io oscuro qualcosa, perché veramente su questo gioco ultimamente non trovo un cazzo. È più di un mese che non trovo un cazzo, veramente. Quindi speravo nel risanare questo brutto andazzo su questo banner, ma ne dubito fortemente già da come inizia. Ed eccoci qua, ragazzuoli, con il release blu, ovviamente schifo dello schifo. Ma andiamo subitissimo e guardiamo un po' cosa esce. Ovviamente pegliamo pure, perché sia mai che io vinco in animazione, vero? Ma ragazzi, io ve l'ho detto, non trovo qualcosa tipo almeno un mese su un banner nuovo. Non guardate che ho, perché l'ho comprato, quindi lasciamo perdere. Ora io ci spero di trovare uno di due in queste due multi, ma ne dubito tipo fortemente a bestia. Cioè, tipo un botto, ma tipo un botto, ragazzi. Eccolo qua, ovviamente i classici R del cacchio. E vabbè, questo che sarà mai. Ciao Kane, come stai? Dov'è Roxy? Vai a pescarla, vai a trovarla. Sto pescando, ma non esci. Ciao, come ti chiami? Non mi ricordo. Ok. Un cazzo, potrei skipparla effettivamente, però non voglio. Ogni serie può essere un fake out. Aspettiamo almeno per gli SR. In ogni caso, boys, ditemi voi cosa avete trovato. E ovviamente nei commenti ditemi anche se avete pulato o meno, se vi piacciono i PG, se vi fanno schifo. Tutto, ragazzi, mi raccomando, ditemi tutto e lasciate un bel like, anche solo per supportare il canale. Ultimo RDSR di giornata, che ovviamente è un PG del cazzo, perché tanto sicuramente io non troverò mai queste due multi. Io non trovo mai nelle prime due multi il personaggio nuovo. Cioè, è impressionante. C'è gente che ne va ai gruppi o sul Discord o su Instagram, mi tagga come prima multi e il 5. Io un cazzo. Quindi va bene così. Ora, ultima multi. E per la teoria della relatività, voglio almeno un escort animation adesso, ma non uscirà tipo mai. Skip giallo, ramoscello. Cioè, raga, ma di che stiamo parlando? Nel senso, di che stiamo parlando? Ok, l'anti-counter perde palesemente. C'è il ramoscello, c'è l'azzurro, ma non ce ne frega un cazzo, perché se c'è escort non ce ne frega un cazzo. Nel senso, comunque, ragazzi, ne lo immaginavo. Non sono mai scurato su sti banner e ti pareva release blu addirittura, raga. Lasciamo perdere, lasciamo totalmente perdere. Pareggia pure, io non ho parole. Ovviamente 2SR. Belli sti banner, ragazzuoli, sono veramente belli.
soprattutto uno, magari come me, ce ne sono tantissimi, no? Che puntano solo a quei due. Già è difficile trovare un SSR. Poi magari ti esce Lilia, Galand. Capite le bestemmie che si vanno a creare poi, no? Quindi questo è un attimino il concetto di sti banner. Tipo una cosa fuori di cervello. Però lasciamo totalmente perdere. Eccolo qua, Twigo, come stai? Cazzo dietro tu. Guarda, Vailis che pare clamorosa. Però non voglio, non voglio. Spero che SSR non uscirà niente. Ma sapete, sono i re delle speranze, io. Le speranze fallite. Che ormai questo è SR. Niente, ragazzi. Io shaftare così in questo periodo è tipo, ok, sto shaftando e basta. Qualcosa di assurdo. Double Gother, c'è nemmeno da dire. Io sto periodo sto letteralmente shaftando e basta. È dall'inizio di KOF che sto shaftando oltre due e passa settimane. Cioè, ragazzi, qualcosa di assurdo. È veramente brutto. Cioè, è qualcosa di bruttissimo, direi. Quindi, ragazzuoli, io direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia stato d'aiuto comunque nella scelta, ovviamente, di quello che si va a fare su questo banner, di quello che si può andare a fare su questo banner. Mi raccomando, attenzione sul pullarci troppo, perché il banner in sé, secondo me, è uno schifo. Uno dei peggiori degli UC. Shin è carino, ma non si usa. Rox è carina, ma non si usa. Parlo di quelle vecchie. Quelle nuove sono carini e per amor di Dio va bene. Poi c'è Camille, Lidia. E poi l'altra metà del banner è schifo. Beh, di solito i banner di banner UC sono molto meglio di questo. Quindi questo è un attimino il punto. Attenzione su quello che andate a fare. E seguite il mio consiglio, perché secondo me è quello che bisognerebbe fare su questo banner nuovo UC. Quindi questo è un attimino il mood, ragazzuoli. Mi raccomando, lasciate subito un bel like, iscrivetevi qua sotto al centro, nuovamente campanellina sempre accesa per non perdervi nessun altro video. Trovate anche gli altri video qua a destra e a sinistra, anche gli altri qua sopra nelle schede. Mi raccomando, ragazzuoli, conto su di voi e let's go boys. E ciao a tutti, live alle 16 oggi su Twitch, ragazzuoli.